Buongiorno a tutti e benvenuti in queste nuove serie di video tutorial dedicati integralmente alla nuova versione di Eredito 12, il software per le pratiche di successione. Come vediamo, al primo impatto, vediamo appunto che l'interfaccia di Eredito è totalmente stata rinnovata. Come procederemo appunto con i video tutorial, andrò a fare un breve questo video tutorial, prevalentemente un breve descrizione dell'interfaccia e poi procederemo come abbiamo fatto già in passato in altri video tutorial, procederemo in dettaglio praticamente a seguire le varie sezioni della pratica di successione. Allora, come vediamo qui, innanzitutto dà il benvenuto il programma a una finestra iniziale dove troviamo appunto la funzione di crea, la possibilità quindi di creare una nuova pratica di successione, partire dal vecchio modello 4 e dalla trasmissione telematica. Oppure possiamo aprire un file già esistente con il tasto apri e quindi ci chiederà di caricare il nostro file o di importare praticamente il formato .such. Infatti, una delle novità di Eredito è quella di poter andare ad importare direttamente una successione telematica in formato XML.such. Allora, chiudiamo un attimo qui con la X e vediamo appunto in breve quelli che sono i vari menu dell'interfaccia. Sono prevalentemente tre menu. Il primo è Home, dove appunto abbiamo visto già in precedenza ci sono le funzioni che abbiamo visto già nella finestra di benvenuto, quindi creazione, apri e importa. Importa in più qui possiamo quindi importare una misura XML, misura PDF. Abbiamo l'autosalvataggio, al momento è disattivo perché non abbiamo caricato nessuna pratica, quindi la novità dell'autosalvataggio è appunto l'autosalvataggio che ci dà la possibilità di salvare un file di backup ogni 5 minuti. Quindi da avere anche una sicurezza in più per non perdere i nostri dati. Abbiamo poi delle funzioni di esporta e stampa. Se adesso vado un attimo ad aprire una mia successione di prova, vediamo appunto che si attivano anche le funzioni di autosalvataggio, salva con nome, e le funzioni di stampa e di esportazione. Poi abbiamo il menu visualizza. Poi successivamente vedremo in dettaglio poi ogni singola sezione della pratica. Nel menu visualizza avremo appunto i dati di autoliquidazione della nostra pratica di successione, le tabelle di coefficienti di usufrutto, moltiplicatori catastali e tassi legali. Ad esempio, clicchiamo moltiplicatori catastali, si apre una finestra dove c'è il periodo dei moltiplicatori catastali col menu che può essere praticamente aperto per andare a visualizzare l'informazione dei dati. Abbiamo poi un altro menu strumenti dove troviamo appunto la gestione dell'albero grafico, la possibilità, quindi ecco qui una delle novità principali, la possibilità di gestire il nostro albero grafico con le caselle, la possibilità anche di editarle e abbiamo poi le funzioni dedicate appunto ai comuni. Quindi qui è possibile fare una ricerca dei comuni presenti in archivio, dare la possibilità di indicarli se sono soppressi o modificarli. Infatti qui troviamo comuni soppressi, la funzione di poter aggiungere eventualmente un comune che non è presente nel database. Quindi andando ad aggiungere comune si attiva un record e qui possiamo scrivere il nostro comune, con i dati del nome del comune, codice catastale, provincia e codice amministrativo. Qui poi abbiamo la sezione dedicata alle aree fabbricabili. Sono aree dedicate prevalentemente, una sezione dedicata prevalentemente per definire in base al comune di riferimento le zone edificabili, indicando l'importo l'euro a metro quadro. La sezione intermediari, proprio quella che interessa prevalentemente a noi, è quella di poter inserire adesso un intermediario, quindi i dati dell'intermediario. Clicchiamo Jack Software SRL e troviamo appunto tutti i dati dell'intermediario, quindi tipo di accredito, denominazione, indirizzo, sede legale e quello più importante, principale, è l'inserimento dei dati di Entratel per appunto l'accesso, per l'autenticazione e l'invio delle proprie pratiche di successione, ma questo poi lo vedremo in dettaglio. Ripeto, questo è solo un video iniziale di
primo approccio praticamente alla nuova interfaccia grafica di Eredito. Qui abbiamo poi una sezione dedicata a ricevute telematiche, dove sarà ovviamente andando a indicare i parametri di accesso possibile scaricare le ricevute.